Vi porto le scuse dell'assessore all'ambiente dal Visicontra perché non riesce ad essere presente per le informazioni che la sorta improvvisamente, sarà invece presente alla partenza di Pacifica domani qui da Piazza Loggia con l'omaggio alle vittime martiri di Piazza della Loggia che è il punto tradizionale di partenza e di riconoscimento di questa testimonianza che è strettamente legata alla pace e alla generosità che sottende questa iniziativa, quindi in assenza dell'assessore partiamo direttamente noi e cerco di essere brevissimo. La prima cosa, facciamo una bella fotografia di gruppo con le magliette tutti in piedi, paciclici, sostenitori, simpatizzanti, qua. Ok, non sono allora io sono anche ha detto tanto che mi ruolo marginale perché io sono solo l'organizzatore logistico del gruppo che viene da Brescia. I gruppi, come sentirete, sono diversi e molto corposi, provengono da tutta Italia. Come già accaduto in passato, ci apprestiamo nuovamente a prendere la strada con i nostri mezzi non violenti, pacifici e rispettosi dell'ambiente, inquinamento zero, a scendere sulle strade d'Italia per convergere ad Assisi. A questo punto credo che sia giusto e doveroso passare la parola a Giorgio Buzzoni, che è il presidente della FIAB Brescia Amici della Bici e che coordina e stimola questa e altre iniziative che sempre sono talmente serrate che a volte si sovrappongono pure. Pacifica è un'iniziativa che nasce a Brescia su idea di uno dei nostri soci più attivi, Massimo Gallini, che la fece alcuni anni fa da solo per primo e ebbe questa idea che man mano si è cresciuta, si è sviluppata, il concetto di convergere dalle città italiane a Perugia e per poi partecipare tutte le altre persone a piedi, a quel punto la marcia della pace che è domenica tra Perugia e Assisi. L'iniziativa nei primi anni è stata fatta solo dai bresciani e poi la FIAB nazionale l'ha presa come uno degli eventi nazionali FIAB, quindi invita tutte le associazioni a parteciparvi, vi sono diverse associazioni di tutta Italia che ognuno con i suoi percorsi converge a Perugia. Questo di Paciclica è uno dei segni del fatto che la FIAB, la FIAB di Brescia in particolare, non si occupa solo di bicicletta e non si occupa almeno ancora solo di organizzare gite e passeggiate, no? Perché sapete che il nostro obiettivo primo è quello della promozione della ciclabilità come uno degli strumenti più importanti per migliorare la mobilità e con questa visibilità in nostra città. Siamo quindi a favore delle iniziative per l'ambiente, ma siamo anche cittadini attivi, sensibili a tutto quello che può essere attività che migliorino la convivenza civile. La pace è uno dei valori più alti. Siccome viviamo nel mondo, sappiamo che sempre in questi mesi ci sono episodi gravissimi, come non sto a raccontare perché lo sappiamo tutti, per cui si vede come non tanto lontano da noi, anzi molto vicino, ci sono guerre
tremende, con episodi di una atrocità che si pensava dimenticata, e invece gli uomini, sia che siano arabi, sia che siano russi, che siano ucraini, e fino a pochi anni fa anche i vicini della Jugoslavia, e quindi potenzialmente chiunque è in grado di diventare una bestia se si scatena la guerra, che è quella che trasforma il dialogo e l'umanità in bestialità. Ecco, quindi noi facciamo questa iniziativa molto, molto semplice, molto tranquilla, ma che ha la connotazione di unire, come sempre facciamo le nostre cose, il pedalare con qualche scopo. Alcune iniziative molto più, diciamo, tranquille, più semplici, uniscono la pedalata alla conoscenza enogastronomica del territorio, come abbiamo fatto adesso Bici con Gusto, che ha coinvolto le centinaia di cittadini. Altre ci permettono di conoscere l'ambiente in cui viviamo e quindi le bellezze architettoniche, e altre, come questa qua che è la Principe, invece ci permette di ragionare sui temi della pace. Abbiamo fatto anche in passato altre iniziative, faremo quest'anno anche con Emergency, per esempio, una serata, 2 anni fa, una bellissima serata in cui hanno partecipato diverse associazioni, dalle ACLI, Emergency, su temi che sono comunque sempre legati al mondo della bicicletta. Quindi bicicletta e promozione della civiltà. Ecco, io personalmente non ho mai partecipato per motivi sia di lavoro, sia perché e questa qua mi richiede un po' di gambe buone, io non ho sempre però mi ha sempre seguito con molta attenzione questa iniziativa. Ecco, io non aggiungerei altro, quindi per gli aspetti di come funziona, non so se passiamo la parola a Gino Ferri, che è il coordinatore nazionale di Paciclica e socio storico della FIAB, sia bresciana che barnese. Sì, essendo partigiano di nascita e bresciano di adozione. E, no, si può mettere anche delle date nel racconto che faceva lui quando è nata Paciclica è nata esattamente nel 2003, che ancora non si chiamava Paciclica. Questo socio storico dell'associazione, Massimo Braghini, andò nel 2003, che è un anno importante della storia, basta ricordare che fu l'anno della guerra in Iraq. Allora, quella marcia della pace fu una marcia molto seguita, ci andarono in tanti, e questo nostro socio decise di andare in bicicletta, con non so quanti giorni ci mise, ma ebbe un'idea, un moto proprio di provare di andare fino là con la bicicletta. Quando raccontò questa esperienza agli amici, si disse: alla prossima marcia della pace ci andiamo in tanti. E così nacque Paciclica, gli diamo un titolo, e questa altra volta fu nel 2005. Nel 2007 ci fu a Brescia l'Assemblea Nazionale della FIAB, e allora c'era un grande presidente nazionale della FIAB, che è quello che la lanciò un po' in tutta Italia, no? Pieno di iniziative, Luigi Riccardi, è sempre bene ricordare, e lui stesso, essendo casualmente quell'anno l'Assemblea Nazionale a Brescia, disse: guarda, la cosa che hai fatto tu, Massimo Braghini, deve essere una cosa nazionale, e invito tutte le associazioni, allora erano circa 80, adesso siamo 120 come associazione della FIAB nel suo complesso, dobbiamo andare da tutta Italia, ci sono le FIAB con tanti numeri, come per esempio Brescia, Verona, c'ha 2000 iscritti, quelle più numerose troveranno ben una ventina di soci che vuole andare a Perugia per la marcia della pace in bicicletta, esibendo questa doppia motivazione, la motivazione, come diceva Giorgio, pacifista, perché insomma è abbastanza naturale, e quella ambientalista, che è un gradino in più, che comprende il pacifismo oggi, no?
sei ambientalista, sei anche pacifista, no? Voglio dire, il 2007 poi è da ricordare proprio anche in questo senso, che il premio Nobel per la pace quell'anno lì fu dato al panel di scienziati che aveva studiato il riscaldamento climatico. Cioè, mettere la parola fine alle diatribe si riscaldi il pianeta, la CO2 impatta o meno, con questo rapporto che veniva da una decina di anni di studi, di monitoraggi a livello globale, e dire sì, il riscaldamento climatico è un fatto che riguarda il pianeta e che porta delle conseguenze disastrose che sono inimmaginabili, fu ritenuto degno del riconoscimento del premio Nobel per la pace, perché gridi, dai l'allarme, dici guardate che non possiamo andare in questo con questo sistema di spreco di risorse, eccetera. Quindi è bello anche questo fatto che divenne paciclica una manifestazione nazionale per andare alla marcia della pace e quindi per dare questo segnale di rispetto dell'ambiente, proprio in quell'anno in cui l'ambiente ebbe questo riconoscimento. Questo è bello perché è significativo, è casuale, no? Che si decise noi di farlo a livello nazionale e in quell'anno lì ci fu questo fatto del premio Nobel per la pace. Ecco, poi dal 2007 si passò al 2000, perché sapete che non è tutti gli anni che si fa la marcia della pace, poi ci fu nel 2010 che era per un motivo legato a un anniversario in particolare per cui fu deciso quell'anno, e l'anno dopo 2011 che in qualche modo celebrava il 50° della prima marcia, che la prima marcia voluta dal pacifista storico, anche quello che è sempre da ricordare, Aldo Capitini, questo filosofo studioso, è stato definito un po' il Gandhi italiano, perché quello che andò più avanti nell'elaborazione di temi legati alla pace, al disarmo, da allora. Lui la lanciò questa iniziativa della Marcia della Pace a Perugia-Assisi nel 61, c'erano delle personalità illustri, c'era Bobbio, c'era Dutour, insomma, grandi personalità che avevano venuto, e da allora poi con varie cadenze arrivò fino a noi. Adesso, appunto, 2011 celebrava il 50° e l'anno scorso è stato deciso di farla quest'anno, perché quest'anno è il centenario della Grande Guerra 14-18, no? Anche se per noi è cominciata nel 15. E guarda caso, proprio quest'anno tanti osservatori internazionali, studiosi di politica e di geopolitica hanno detto chiaramente che non c'è stato anno dal dopoguerra in poi che sia stato così pericoloso per la pace mondiale come quest'anno, proprio perché si è arrivati finalmente alla frontiera NATO-Russia, che sono i due paesi storicamente competitori, per non dire nemici, però che hanno l'arsenale atomico. Quindi questa marcia della pace alla quale noi andiamo con la bicicletta, che è un piccolo fatto che se uno vuole sottolinearlo, dico di sottolineare, però non conta niente, però è da ricordare che questa marcia ha una sua importanza per questa ragione. Celebra il centenario della prima e forse e dall'allarme su questa possibile terra, come l'ha chiamata lo stesso Papa Francesco, no? Avrà pensato bene prima di tirar fuori questo concetto terza guerra mondiale. Finalmente l'ha detto lui, quindi non un passante. E quindi ecco, da questa piccola cosa nata nel 2003, quante cose si possono dire su dei concetti
pesanti e forti e di valore come la pace e l'ambiente, no? Cos'altro dire? Ci ricordiamo, sempre per dire, di Brescia. Io che vengo da Parma vedo un po' la cosa dall'esterno, no? E sono come un osservatore, partecipe. Però dico, ma guarda Brescia, la città che ha avuto questo sfregio nel suo tessuto civile con il fatto del 28 marzo, no? Quanta elaborazione su un fatto violento che nessun'altra città ha subito come lei, no? E proprio a Brescia si sono sviluppate come degli anticorpi contro la violenza. E mi viene in mente, sempre da osservatore, dico, proprio a Brescia la giornata della memoria si è pensato di fare il treno per la memoria che va avanti, che poi è stato seguito da tutta Italia. Tante scuole hanno adottato questa iniziativa di andare a vedere, di portare i giovani. Un'altra cosa che è nata a Brescia, evidentemente nel suo piccolo Pacifica, nel suo piccolo iniziativa nata in casa CDL di andare a visitare i luoghi dello sterminio, hanno un senso anche per ricordare quello che è in grado di produrre questa città. Ecco, sono stato presentato come coordinatore di Pacifica Nazionale, è una parola grossa, nazionale, perché teoricamente tutte possono venire, quelle che ufficialmente hanno aderito e manderanno molti, un bel numero di ciclisti a Verona, Roma, Ancona, che storicamente sono città che partecipano a tante iniziative di valore civile, di solidaristico, viene Palermo, viene poi singoli ciclisti un po' dal Piemonte, dalla Lombardia, del Comasco, un po' da tutta Italia, ma non a livello di FIAT, di associazioni come la nostra e come appunto quella di Verona, che l'hanno organizzata. Ognuno magari si organizzerà, singoli iscritti FIAT di Lecce piuttosto che di Torino, in due singolarmente, e arriveranno tutti, perché l'appuntamento appunto per fare Pacifica è essere sabato pomeriggio a Perugia. In questo caso c'è stato uno spostamento a Santa Maria degli Angeli, che è praticamente vicino ad Assisi. Appuntamento lì tutti i ciclisti, perché da lì si farà una parata e faremo vedere la nostra adesione di ciclisti impegnati italiani sotto l'egida FIAB che vanno alla marcia. Quindi Pacifica finisce il sabato pomeriggio, poi singolarmente parteciperemo alla marcia a piedi, ovviamente, o con la bici, senza voler intralciare. Una chicca in più, chiedo scusa, è la salita tutti insieme alla Basilica di San Francesco, e quindi è un incontro che è particolarmente significativo. Il gruppo di Roma, poi, per esempio, per dirne uno particolarmente consistente, sarà una novantina. Quindi saremo in tanti, colorati, allegri e desiderosi di testimoniare la nostra presenza con questo atto di amicizia e di fratellanza aperto a tutti. Grazie. Di quanti ciclisti parlo? 28. 28 anziani. Non abbiamo detto questa cosa che è interessante, cioè è una compagine molto eterogenea, no? Sia per età che per sesso, cioè, una ragazza potrebbe essere mia figlia, ecco, che abbassa la media dell'età, e questo è anche bello, no? Perché poi non è che partecipano degli atleti, nonostante io dici, ma scusa, c'è una tabella di marcia feroce, andata 150 km al giorno. In realtà il bello di questo gruppo che si forma spontaneamente è che ci sono dei ciclisti che fanno magari le randonnée, no? Atleti veri,
tre o quattro, che sono poi si mettono a disposizione del gruppo e tirano per quelli che hanno la mia età, che pur allenati, perché l'estate ce l'hai dietro le spalle, ti sei un po' allenato, quindi non è che arrivi proprio senza allenamento, senza fiato. E quindi il bello è che c'è un solidarismo anche interno, no? Nel gruppo, e così dicasi per le altre FIAT che partecipano, insomma. Io sottolineerei tra le presenze la quella del dottor Ettore Brunelli, che è stato assessore a mobilità, che vuol dire che la mobilità lui si vede davvero una vita dolce, visto che e lui è venuto a superare questa, ha partecipato e anche questa edizione. A me fa molto piacere essere qui con gli amici, perché quando è stata organizzata la prima volta c'era un po' anche Tonini, da Furgoni, T3 SM, ora qui insieme sarà il Furgoni. Io l'ho accompagnato gli ultimi 50-60 km, eravamo anche con la fascia tricolore, abbiamo consegnato a Flavio Lotti la vittoria nata, la prima volta che siamo andati. Poi sono andato un'altra volta a fare l'ultimo pezzo ancora e poi finito di fare l'assessore sono andato. Allora abbiamo fatto una cosa seria insieme e darato insieme a Gino e agli altri che sono venuti. E è bello essere qui stamattina perché vedo che questa sala è ancora piena di bandiere, eccetera. Gli anni scorsi sono un po' tristi, per cui sponsorizzazioni un po' strappate per i capelli, se ne occupava l'assessore dello sport di una cosa che parlava di pace, di ambiente, insomma cose. Ecco, mi sembra che sono, a parte il fondo non è potuto venire, però domani mattina che ci sarà, comunque lui è molto, ne abbiamo parlato, insomma c'è un'adesione e quindi questo mi fa molto piacere che si sia tornati un po' a capire anche l'amministrazione a dare il senso. E poi ecco, l'altro devo dire che è bello perché noi siamo un po' gli ambasciatori di Brescia, ma tutto il gruppo degli amici della bicicletta partecipa, se vogliamo, a questa cosa qui, per cui è bello perché si va in 28, ma quest'anno sono 28, cioè si cambiano, sono sempre quelli. La cosa vera è che si va a rappresentare l'associazione che è di 550 iscritti, tutti lo sanno, tutti sono coinvolti, quindi è una cosa importante da questo punto di vista. Io volevo portare i saluti della Tavola della Pace, che riceverà. Sarò là anch'io sabato pomeriggio alle 16.30 nella piazza antistante la Basilica di San Francesco e lì convergeranno i vari gruppi. Ecco, nella cartella avete il messaggio della Tavola della Pace dove viene citato appunto anche il Papa Francesco, no? Che ha lanciato questo invito per riscoprire il valore autentico del principio umano e politico della fraternità. Infatti la marcia della pace di cui Lacchi mi ha dato stamattina alcuni volantini per cui se volete prenderli. E da Brescia partiranno 5 pullman, ci sono ancora dei posti, per cui se anche nei vostri articoli potete inserire il cappello che c'è ancora posto. E direi che alla fine qui Flavio Lotti dice la vostra decisione di raggiungere Assisi in bicicletta e partecipare così alla prossima marcia per Luigi Assisi per la pace e la fraternità è il segno del percorso che dobbiamo fare e dell'impegno che ci dobbiamo mettere. Ecco, nel discorso della pace, vi porto anche i saluti della consulta della pace del Comune di Brescia, di cui io faccio parte, e il Presidente non ha potuto venire, il Massimo Chiappa in questo momento si trova in Mozambico proprio anche per le attività in atto e sabato pomeriggio alle 6 alcuni di noi saranno anche sul Monte Subasio da Sisi perché è in atto a partire dal 6 di settembre si chiamano MedMob internazionali, coscienza in connessione, per cui l'arrivo proprio dei ciclisti ad Assisi coincide anche con questa riflessione a livello internazionale. Sono 127 centri attualmente collegati e per cui il coordinatore sono io e manderò a tutti questo messaggio, per cui in quell'ora lì di meditazione, c'è stata un'ora di meditazione aperta a tutte le religioni e a tutti i credi, a tutte le persone che vogliono aderire. Quindi per cui c'è anche questa cosa qui.
Buona partita. Okay. Grazie a voi, buon lavoro.